è la legge, perché in Italia c'è la legge che va rispettata. Infatti c'è questo disegno di legge, che non è una vera e propria legge, è un disegno di legge, perché in Italia si fanno i disegni di legge, il Parlamento fa i disegni, fa proprio i disegni. Loro, mentre uno parla, chi si addormenta, chi va con l'amante, e se no chi sta lì fa questi disegni. Questi disegni vengono poi presi, vengono messi in una mostra, il più bello vince una settimana a Gardaland, e tant'è vero che il disegno più bello ha vinto una settimana a Limone sul Garda per due persone, mezza pensione, con l'ingresso gratuito. Ed è bellissimo, perché questo disegno che cosa dice? Dice che tu cittadino, se trovi un ladro in casa che ruba, perché se non ruba lo trovi in casa e dici: scusi, lei che faceva? Dice: io vedevo la televisione. Scusi, dice, mi perdoni, se faccio un caffè. Ma se il ladro ruba, cioè che tu lo trovi in fragranza di reato, che lo senti che il ladro è fragrante perché lo tocchi, che è scrocchiarello, allora lì per legge, a livello verbale, gli puoi dire le peggio cose. E se, per legge, e se lui si offende e ti spara 25 colpi, allora tu per legge puoi offendere anche la madre e la sorella. E se lui per legge ti spara la seconda sventagliata, che per legge non può superare i 30 colpi minuto, allora tu puoi prendere la tua pistola a uso difensivo personale, che per legge deve essere denunciata, smontata e riposta in loco sicuro in un armadio a doppia chiusura. Quindi tu al ladro gli dici: ah, mo tocca a me, mo rido io, fra una mezz'ora ritorno. Tu vai giù in cantina, fai la respirazione yoga, om, perché c'hai le fregole, non ce la fai a aprire la cassaforte, om, dopo 20 minuti apri la combinazione, prendi la tua pistola, che per legge deve essere sì smontata, ma deve avere la punta rossa, che il ladro deve vedere che la tua è una pistola giocattolo, tutta fosforescente con l'acqua dentro, e in quel caso tu per legge puoi sparare anche un colpo in aria, con la bocca, boom! E lui non ti può neanche denunciare. Pensa a che livello è arrivata la legge, tante volte, no?